obiettivo piccolo, un piccolo traguardo minimo che però proprio per questo non va fallito. E allora vediamo quelle che sono le scelte dei due allenatori. Tutto sommato scontata la formazione al centrocampo, ovviamente l'inventiva la si aspetta da Rui Costa, la praticità da Batistuta e da Edmundo. Ronaldo che torna, tra l'altro torna da capitano, insomma con Ronaldo e Zamorano, Baggio o Moriero. È stato scelto Baggio, che dovrà operare probabilmente dietro e Galante va addirittura in tribuna perché ha avuto un risentito nei precedenti ben 134. Qui ha vinto soltanto 12 volte la Fiorentina, l'ultima però nel 96 per 2-1. Piange il piatto della classifica dell'Inter, ma è un Inter che proprio in queste condizioni vuole finalmente dare il meglio di sé. La posizione dei due trequartisti, Rui Costa da una parte, Roberto Baggio dall'altra, verificheremo poi in partita la diversità delle due posizioni dei due giocatori. Intanto è costretto subito Simice in raddoppio andare a chiudere in calcio d'angolo sull'avanzata. Silvestre, serata non facile per lui, dovrà fronteggiare Oliveira e probabilmente poi Oliveira. Tanto attenzione all'Inter, Moroso fermato da dietro ma regolarmente da Sanetti. Winter, anche lui si allunga il pallone, alla meglio Edmundo, poi se ne va con eleganza. Sicuramente anche al proprio presidente, alla società, al nuovo allenatore che è chiaramente vigile, ma soprattutto ai propri tifosi che penso che non meritano questa tifosi davvero impagabile ieri, mille alla Fiorentina. Amoroso con l'assenza fondamentale di Kois, chiaro che il duo Ficini Amoroso ha qualche responsabilità in più soprattutto in contenimento. Sanetti si è allargato a destra, anche Ronaldo prova ad evitare Falcone che lo segue, protagonista di un scontro. Roso, spazi stretti, costretto ancora all'indietro Batistuta. Edmundo danza sul pallone, non lo perde di vista Colonnese, che centralmente la difesa della Fiorentina è molto ben protetta. Prova ancora Baggio a suggerire per Ronaldo. Zamorano, Fiorentina che adesso sta conquistando metri sul campo. Edmundo se ne va, palla al piede, poi scivola, regala il pallone all'Inter. Ronaldo, Rui Costa prova il lancio, non facile il controllo per Batistuta che comunque riesce in qualche modo a servire Edmundo. Fallo di mano di Edmundo. Baggio prova ancora a verticalizzare per Zamorano, il movimento di Ronaldo che riesce a entrare in area, vincere il pallo. Ronaldo in area, pallonetto. Non ci sono parole, hai fatto bene a fermarti. Cosa riesce a fare questo straordinario giocatore in mezzo due? D'altronde ormai non è una novità, negli spazi brevi è praticamente imbattibile. Guardate, poi ha fatto tutto bene tranne l'esecuzione finale. Guardate, ecco, esterno destro, riesce a evitare l'intervento da parte di Falcone, vede il pallo lontano, distinto, calcia. Oliveira, quasi zona tiro. Fuori gioco, nettissima la posizione regolare proprio di Edmundo, un Edmundo che però è apparso davvero in questi ultimi giorni più tranquillo, più rilassato, forse conscio che la sua avventura anche per ammissione, qui vediamo il fuori gioco nettissimo dello stesso Trapattoni che ha detto il mancato inserimento di Edmundo in qualche modo è un serve esperienza e giocare un calcio semplice. Trapattoni, ci accorgiamo che è senza voce a fine partita, nelle interviste non c'ha mai voce, prima in precedenza se l'era presa come il mondo, reo di aver perso quella palla, ma Trapattoni penso che sia uno straordinario allenatore, uomo che vive con grande intensità le partite come le vive in panchina, e guarda che in campo i giocatori se ne accorgono di avere non un uomo seduto in panchina ma uno che riesce a trasmettere una grande carica. Inter. Davanti c'è Ronaldo, arriva anche Coe, tiene palla olandese, se l'allunga, poi trova Ronaldo in area, prova lo spunto. E ancora un rischio forse dalla difesa della Fiorentina. È stato bravo Falcone a non intervenire, guardate, non intervenire perché su questa palla di Winter non ha cercato l'anticipo, poteva essere controproducente per lui, ha lasciato girare perché era in vantaggio, ha lasciato girare Ronaldo che nonostante da 5 minuti rispetto ad esempio, qui intanto vediamo un gesto conciliante da parte di Edmundo, sì, dicevo per esempio
gestisce bene la sfera, però l'Inter, Paggio per Ronaldo, largo c'era Silvestre, punta verso l'area, Ronaldo chiedeva triangolo, cross verso Samorano, c'è Ronaldo, lo spunto di Ronaldo, ancora Nilo, guarda il pallone, prima guarda se ci sono avversari in giro, poi riesce a fare uno stop praticamente ad inseguire, ecco il tanto per evitare l'intervento dell'avversario, poi c'è stato cacciato di piatto in continuità, sempre a supporto del, costretta un po' nella sua metà campo la Fiorentina, Ronaldo, calcio di rigore. 85esimo, potrebbe essere la prima grande svolta di questa partita, parte Ronaldo, rete, Inter in vantaggio. La Fiorentina non ci sta a perdere, non ci sta a perdere. Trapattoni sta protestando con il guardia. Ronaldo. Tocco per Silvestra, tranquillizzare un Falcone molto arrabbiato che ha pagato con un calcio di rigore così importante, anche con un'ammonizione. Bersaglio che però questa sera sembra anche abbastanza facile. Qui allarga bene al volo con Torricelli. Edmundo per Heinrich, è l'unico giocatore in grado di allargare l'azione. C'è un altro fallo adesso, quello di Colonnese su Edmundo. Termina ancora un calcio di punizione, questa volta a distanza quasi proibitiva, però anche se nulla è proibitivo per Battistuta, intervento di Colonnese. È un intervento probabilmente di fuorigioco di Edmundo, ma il guardalino ha lasciato proseguire. Ronaldo cerca di prendere in velocità Torricelli, lo salta, va una sorta di tiro cross che termina largo. Torricelli ha protestato perché secondo lui Ronaldo si era portato il pallone fuori, ancora però segnali di rientro da parte di Ronaldo. Strano davvero, grande tranquillità oltre che grandi numeri, già due splendidi interventi per lui, in accelerazione, in progressione Ronaldo. Ronaldo cerca ancora il numero, lo controlla Amoroso, va bene agilità Ronaldo, sempre Winter dentro ancora per Ronaldo in area, Toldo in due tempi, molto bravo. Leggermente lunga la palla da parte di Vinter, comunque ottima sforma naturalmente, come in questi spazi riesce a puntare l'uomo con estrema facilità e a creare un'occasione come è stato adesso. Sbilanciato da Taribo West, Battistuta prosegue l'azione, attenzione a Edmundo, c'è contatto con Simic, non secondo l'arbitro però. E qui dobbiamo rivederlo, dobbiamo rivederlo perché si è arrabbiato molto Edmundo. Lo rivediamo, sì, forse un cross. Ecco qui intanto il contatto. Ma io da ex difensore non posso mai fischiare questi calci di rigore. È vero che ha allungato la mano Simic. Gomito un po' alto. Ha tenuto, vediamo. Difficile quando ci sono Castellini, intanto rivediamo ancora. Si propone ancora Sousa, c'è anche Ronaldo. Entrerà anche Esposito, ovviamente la Fiorentina deve cercare tutto per tutto in questo finale. Gran gioco di gambe di Ronaldo, va a chiudere la triangolazione, poi si è andato a Paolo Sousa, Ronaldo dentro, spazza Torricelli. Lo stesso Castellini è preoccupato, Colonnese, avete visto in precedenza che richiama Silvestre a una maggior protezione, richiama anche il centrocampista a una maggior protezione, che è un segno di preoccupazione per la spinta veramente della Fiorentina. Castellini che aveva fatto uso di grande umiltà nelle dichiarazioni prepartita, grande rispetto per un maestro come Trapattoni, ha detto lui è un grande, io sono proprio in nazionale, però c'è una sola partita contro il Belgio, fallo di Fericano su Ronaldo e calcio di punizione per l'Inter. Sì, c'era Ronaldo quando si sposta il pallone così, penso che sia bravissimo, o lo anticipi, ma anche questo è un fallo d'ammonizione secondo me, che l'arbitro mi pare che l'abbia ammonito, no? Ci sono stati due ottimi interventi da parte di Frey. Intanto fanno conoscenza, il mondo ebbe rischiato, l'ha rischiato anche nel primo tempo, ancora Ronaldo contro Toldo, va Ronaldo ed è rete.
poco meno di 10 minuti dal termine di questa partita. Coe pesca Samorano, poi Ronaldo, va Ronaldo, è stato spostato. Signori, è stata una grande partita da parte di Ronaldo, consentitemi di dirlo, e dicevo, la sua presenza è fondamentale in questa Inter dei molti lati oscuri per il carisma, la carica che riesce a trasmettere ai propri compagni di squadra. Direi l'autore dei due calci di rigore, capitano non a caso, secondo me. Che numero da parte di Lette. Guardare al presente però. Calcio di punizione affidato a Ronaldo, che prova con il destro. Ancora un'esecuzione magistrale, bravo Toldo. Direi deliziato, guardate. Sì, riesce a toccare. Chiaro che poi ovviamente credo ci saranno polemiche alla fine della partita, ma Tina, un Frey che ha debuttato, che ha giocato soltanto 23 partite nel campionato francese. Debutto nel settembre 97 contro il Rennes, ma il suo. Ho avuto modo di constatare, diciamo, nel pre-partita un po' di. Vediamo Ronaldo. Ronaldo che cerca spazio qualcosa quando la palla lì. Per il cross e poi si limita a gestire il pallone. La Fiorentina non deve sentirsi umiliata per questo risultato. Tanta attenzione a Ronaldo, prende velocità, si allarga. Ronaldo palla sul destro, allargo. Fiorentina che nel calendario ha 3 partite in casa con Bari, Perugia e Lazio, fuori con Bologna, Juventus, Sampdoria e Cagliari. È finita. E intanto finisce qui. Finisce con il pubblico dell'Inter che finalmente può applaudire una vittoria, può ovviamente gioire del ritorno di Ronaldo che ha firmato. Un risultato pesante per la Fiorentina che, lo abbiamo detto, avrebbe meritato l'assegnazione dei calci di rigore, forse si protesterà anche per quello non concesso a Edmundo nello scontro con Simic. Intanto